Maria Iraudo e Nicoletta Soave liberati, due giovani novantenni, insieme alla cantante trentenne Levante, hanno scatenato applausi e domande dalle decine di ragazzi delle scuole piemontesi presenti al Cinema Reposi di Torino per l'ultimo incontro del ciclo Il cammino delle donne dalla liberazione a oggi, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con Agis Scuola, a 70 anni di distanza dal primo voto alle donne. Sono stata ferita in guerra e avevo difficoltà a spostarmi perché ferita il polmone destro, dove c'è ancora oggi una parte di pallottola, e quella dà fastidio, però ai tempi nel subito era molto peggio di adesso. E allora per spostarmi sono stata ferita 29 giorni prima della fine della guerra, cioè il 26 marzo del 45. Allora per spostarmi utilizzavo la bicicletta per appoggiarmi, perché quella mi aiutava a spostarmi, però la bicicletta era già mezza rotta e allora non c'erano possibilità di fare l'acquisto. Ho fatto questo buono per avere l'acquisto di una bicicletta con i copertoni, perché te la davano anche senza copertoni, e senza copertoni faceva truc truc, insomma sul ferro non si poteva. Allora ho chiesto la bicicletta con i copertoni, poi non l'ho utilizzato perché è cessata la guerra, è cessato tutto, e qui ho ancora il documento oggi a dimostrare in che condizioni eravamo, ecco. Allora, signora Nicoletta, lei a che età diventa staffetta partigiana? 17 anni, ancora. E dove? 43, a Santo Stefano Belbo. Che cosa le fanno fare come prima missione? La prima missione mi mandano da Santo Stefano a Canelli, che ci sono 5 chilometri, a ritirare una pistola, e dovevo passare un posto di blocco a Canelli. Io arrivo al posto di blocco, essendo giovane i ragazzi mi hanno fermata così per scherzare, ho detto che andavo a trovare una mia cugina e invece dovevo andare in una casa dove mi avevano tutto spiegato, che mi dovevano consegnare una pistola. Allora mi danno questa pistola, me l'hanno legata sotto il seno con una cintura e sopra la camicetta. In bicicletta riuscivo a mascherare, no? Al ritorno mi fermano, forse il primo batticuore, mi fermano e incominciano a scherzare, e io sono riuscita a intrattenere quell'attimo. Intanto sentivo quella pistola che si muoveva, mi veniva magari un po' fuori dalla... Allora ho detto, oh, mi aspetta mia mamma, ho premura, sono già in ritardo, sono partita. Arrivando a casa c'era il capo lì dei partigiani che chiacchierava con mio papà e fa, allora tu sarai la nostra staffetta.